Luciano Zarbano, candidato a sindaco della città di Imperia, ma con quali programmi, con quali obiettivi? L'obiettivo principale della lista civica Imperia senza padroni è quello di instaurare un dialogo con i cittadini e i bisogni dei cittadini sono al centro del nostro agire e dell'agire dell'amministrazione futura. Ma io non voglio soffermarmi sul programma che è basato sul lavoro, è basato sull'ospedale, di risolvere il problema dell'acqua, della viabilità e quant'altro. Quello si è detto tantissimo nei vari confronti. L'hanno detto un po' tutti, insomma. Beh, grosso modo sì. Io mi voglio differenziare, ma non solamente per il piacere di differenziarmi. Voglio differenziarmi perché voglio porre al centro del mio programma, ma soprattutto dell'agire della futura amministrazione, il problema della legalità. Le recenti vicende giudiziarie che sono apparse sui giornali fanno emergere una situazione non molto simpatica, non molto bella. Senza voler additare chi che sia o criminalizzare qualcuno, però purtroppo non posso fare a meno di evidenziare che ci sono alcune lacune. Il capo di un'amministrazione, il sindaco, con i suoi collaboratori, deve essere in grado di controllare quello che accade all'interno del comune. È un po' quello che avviene nelle altre organizzazioni dello Stato, anche delle, parlo per quanto mi riguarda, della mia amministrazione appartenenza, dove il comandante coordina, dirige e controlla quello che fanno i collaboratori. Questo ovviamente mette al sicuro eventuali situazioni imbarazzanti. L'amministrazione nel suo genere e nel suo agire non deve mai mettere a repentaglio la propria credibilità. È chiaro che ciò che è definitivo e ciò che è determinante per una pubblica amministrazione in genere, ma non è da meno neanche il comune, che l'agire lineare e trasparente non lascia adito a interpretazioni. Quindi il nostro obiettivo è quello che tutto l'agire della pubblica amministrazione, della nostra amministrazione, si è improntato con quei parametri di legalità e condivisione. Insomma, fare un po' il sindaco da carabiniere, è questo? No, non è così, anche se qualcuno ha scritto che Imperia non ha bisogno di carabinieri o non ha bisogno di poliziotti, e poi subito dopo è uscita, sono uscite quelle notizie stampa che ovviamente a quell'affermazione creano parecchi dubbi. Se l'agire all'amministrazione è improntato sul versante legalità, non credo che sia un problema di polizia, ma un problema di pulizia interiore. È una coincidenza che io da ufficiale dei carabinieri mi candidi a sindaco. È più che altro una voglia personale di prodigarmi per gli altri, per dare qualcosa di concreto, di tangibile per la mia città.